direttore di banda a Cremona. Divenne in seguito maestro di cappella in Santa Maria Maggiore a Bergamo, incarico che mantenne per più di 20 anni. Dal 1883 insegnò al Conservatorio di Milano, dove furono suoi allievi il Pulcini e Mascagni, prima che una polmonite lo stroncasse 3 anni più tardi. Ponchielli non ebbe difficoltà ad affermarsi come operista. Dopo il successo dei Promessi Sposi a Milano, ebbe l'appoggio dell'editore Ricordi, circostanza che facilitò la rappresentazione al teatro alla Scala dell'opera I Lituani. Seguì la collaborazione con il librettista Arrigo Boito, che, pur tra riserve e perplessità di Ponchielli, scrisse il libretto di quella che fu la sua opera più riuscita, La Gioconda. Gli eccessi violenti e grotteschi del libretto sono bilanciati dalla varietà e dalla ricchezza della musica, che, pur cercando gli effetti spettacolari, non perde il proprio carattere di raffinatezza. La Gioconda. Sotto i dogi, quando che era all'uso dell'Inquisizione, e ogni ludro spiando aveva carta bianca e la faceva franca, buttando la denunzia de scondon nel buso della bocca del leon nel palazzo ducal. Se un bel giorno di aprile, e là nel gran cortile, se una folla di gente mezza in maschera, illusa che sia sempre carneval. Barnaba se in disparte. E il cantastorie che fa il doppio mestier per le sue glorie, e il suona la chitarra cantuzzando e la tromba spiando. Avanti la Gioconda, un bel tocco de bionda che fa la canterina menando per la man una vecetta, piuttosto un fiabeghina, sua mamma poveretta, completamente orba e discosente, che a stento la cammina fra la gente. Per mantenirsi ella e la vecetta, Gioconda pei campieri, canta in pubblico qualche romanza e qualche canzonetta, e dopo il giro col piattino la veda l'ultima, la biondina in gondoletta. Barnaba cotolero oltre che spia, che ha buttato gli occhi sulla fia, e siccome che ella lo rifiuta perché la che vuol ben a Enzo, un principe genovese vestito di marinera, e mi ziga che la mamma della puta sia una vecchia strigata, e che bisogna darghe la scotada come è onorata sora il fogolerro. La folla messa su minaccia e ziga. Brusar la striga! Ma coi sé per ciaparla, e il mariner se l'ha pronto a salvarla. Vienzò della Scala dei Giganti, investito de gran gala, uno dei capi dell'Inquisizione, che ga vose in capitolo un boson, e ga per nome Alvise Badoero. Con uno sguardo severo il cucatorno vicin de lui, sua moglie Laura Adorno, ben vestita anche a ela con uno strasino, e sora Ioci la porta una maschera, non si sa ben per scondersi de chi, dell'altra gente oppure del suo marito. Cosa gesto giocare al tribunal nel palazzo ducal? Domanda con dozzighi signora Alvise. Che mal da fatto quella vecchia là con la bionda vestita tanto sbrise? Quella vecchiata la negastrigà! Pa Barnaba, ma Laura commovendosi nel sentir la Gioconda che gli spiega che quando che la canta l'orba prega, la che dice al marito.
al viso mio, lasciale andar con Dio. La vecchia Olva va vicin d'ella, la seccava un rosario di scarsella e cantando che a te questo rosario ti porterà fortuna, la che lo dà alla giovine. E il marito passato, che sei quel fia de luna, che butta alla Gioconda una borsetta tonda carica di zecchini, dicendo che sti piccoli soldini, biondona, ise per te. Gioconda che domanda a quella maschera: ma come ti chiami? Laura. E in quel lenzo da un sigo: Laura, la serena! Va via la gente, resta solo in scena Barnaba il mariner. Te, te sei il principe Enzo Grimaldo, ti sei sta mandà via de Venezia e qua te sei tornà perché ti ami Laura, la bella moglie dell'inquisitor. No, non son Grimaldo, sono un mariner e solo la Gioconda del mio amor. Ma Barnaba che fa? So il mio mestier, Gioconda sarà mia e Laura in maschera la sarà tua e mi ti aiuterò. Sul tuo batel stanotte zo in laguna co tramonta la luna, mi te la porterò.